Ciao Giulia Salemi, ciao, benvenuta a Corriere dello Sport. Per noi è un grande piacere averti oggi qui. Grazie mille, è un piacere mio. Poi onorata di essere, insomma, in ambito sportivo, voi che Sì. siete leader nel settore. Grazie, grazie. Senti, allora, prima di addentrarci in domande generiche, te lo prometto, sullo sport, allora parliamo di questo programma che sta per partire, no? Salotto Salemi, che è il primo Sì. programma che ti vede alla conduzione. Puntate che verranno Esatto. ospitate ogni venerdì in contemporanea per 6 settimane su Mediaset Play dal 16 aprile. Un format nato in maniera amatoriale durante lo scorso lockdown, dove io da casa mia facevo delle dirette, sai che comunque tutti quanti ci eravamo inventati il nostro palinsesto ed è bello perché finalmente sono riuscita a dare forma a quello che per me era, insomma, un sogno che innanzitutto arrivare alla mia propria conduzione, B, creare il mio proprio salotto, quindi ogni puntata vedrà un ospite femminile per questa edizione, ma nella prossima che stiamo già lavorando vorrò assolutamente anche figure maschili, saranno appunto le mie invitate, le trasformerò con il mio make-up, che è un'altra delle mie passioni, e nel mentre ci sarà ovviamente una chiacchierata molto hot e affronteremo un po' tutti gli argomenti a 360 gradi, sia che mi mettono, non so come dire, i punti che ho in comune con le mie ospiti, ma anche i punti di diversità. Ho voluto sei volti molto diversi l'uno dall'altro, sia come carattere, sia come personalità, ma anche come connotati. Infatti, questa è la sfida, poi riuscire a trasformarle con appunto il mio make-up. E ho voluto anche delle figure che magari non sono abituate propriamente a farsi toccare. E poi nel mezzo c'è l'intervista, insomma, quindi la mia ospitalità che spero sia stata delle migliori. La peculiarità, come dicevi te, di questa prima edizione almeno, è che sarà al 100% femminile. Quindi, di fatto, per questa edizione sarà vietato, ovviamente, in modo ironico, l'ingresso agli uomini. Come mai, hai deciso di puntare sulle donne per questa prima edizione, no? Donne che, tra l'altro, arrivano dal tuo stesso settore, cioè dello spettacolo, dei social, anche dal mondo dei social, giusto? Beh, sicuramente essendo anche make-up, ho voluto all'inizio utilizzare volti femminili e soprattutto essendo una chiacchiera in questa edizione al femminile, ho voluto toccare temi che possono riguardare tutte le donne, ma che potrebbero incuriosire anche gli uomini, perché comunque ci sono alcune domande che potrebbero essere utili a molti maschietti per imparare ad approcciarsi a noi femminucce, capire come prenderci e soprattutto come comportarsi con noi. Benissimo, allora è da seguire assolutamente. Senti, facendo un parallelismo con il Grande Fratello VIP che ti ha visto anche protagonista, ci sarà uno specchio, ma incuriosito questa cosa nel tuo programma, nel quale appunto verrai utilizzato per fare il make-up, eccetera, nel quale le ospiti si rifletteranno e sarà una sorta di confessionale, lo possiamo definire così, cioè lì potranno parlare di Allora, in realtà è più cosa che altro succede. effetto sorpresa. Non so come dire, è Ok. un po' come quando andavamo in nomination e quindi non sapevi che cosa succedeva e Ok. rimanevi lì che ti tremava, che avevi il cuore a mille. Ecco, per me, cioè, è ogni volta che le ragazze si ritroveranno appunto voltate, perché io le trucco con spalle allo specchio, loro non vedono nulla di tutto quello che faccio. Alla Ah, fine è un po' sorta di ok. specchio delle mie brame e quindi mi diranno loro se ho superato il test, le loro aspettative. E ti posso assicurare che modestamente tutte quante sono rimaste molto entusiaste, anche le più scettiche. Cioè, tu praticamente passi ad un livello un livello successivo, se vogliamo, che è quello della conduzione. Sì. E, come ti stai? Cioè, nel senso, l'hai trovato complicato? L'hai trovato semplice? Com'è stato questo diverso modo di porti davanti ad una telecamera, con un altro Beh, ruolo, diciamo? sicuramente ho una responsabilità maggiore e quindi ho un'ansia maggiore e una pressione maggiore. D'altro canto è quello che io spero diventi il mio lavoro a tempo pieno, quindi lo faccio con estrema passione e tutto in maniera molto istintiva, scusami, in maniera istintiva e naturale. È normale che appunto sono anni che io cerco di darmi da fare, di farmi conoscere, di fare esperienze gavetta, quindi ogni giorno per me è un input, è uno stimolo per migliorarmi e crescere. Ho un team di persone al mio fianco che mi aiutano ogni giorno, mi sostengono e mi stimolano anche con critiche costruttive, perché io penso che solo con le critiche costruttive realmente possiamo crescere. Quindi sto facendo di tutto appunto per migliorare, come dicevi tu, alzare l'asticella e passare allo step successivo. Quindi per me avere a tutti gli effetti un mio programma dove io sono appunto al timone è una grande responsabilità, però
anche una grande soddisfazione, perché vedo dopo tanto tanto tempo e tanti sacrifici finalmente questo mio lavoro che appunto viene premiato, e quindi non vedo l'ora di avere anche un feedback da parte del pubblico e da parte appunto anche di voi, insomma stampa e persone addette ai lavori, che siete super professionisti, e incrociamo le dita. Assolutamente, poi insomma è come, facendo un parallelo calcistico, è come un giocatore che poi diventa allenatore, quindi si carica la responsabilità della squadra sulle proprie spalle. Senti l'ansia che ti sto mettendo addosso? Assolutamente, sta crescendo l'ansia. Scusa, non volevo, non era mia intenzione. No, senti, scherzo, però sì. Ti direi una bugia se ti dicessi no, tutto ok, è normale, che poi io ci metto veramente tanto amore e tanta dedizione, e quindi vorrei che le cose venissero fatte al meglio, e questa è veramente una delle mie prime vere grandi opportunità, perché io sono stata fortunata, o mi sono fatta conoscere sicuramente non con un grande fratello, ma ben con due edizioni. In più ho avuto la fortuna di lavorare con tanti personaggi importanti dello spettacolo da quando avevo 20 anni ad oggi. Quindi ho fatto un po' di esperienze, e anche lavorare con i più grandi per me è un ottimo stimolo anche per imparare. Io osservo molto, e quindi cerco sempre di osservare, di mantenermi informata, rimanere sul pezzo per creare una mia vera e propria identità, perché io non voglio copiare nessuno. Vorrei essere me stessa senza snaturarmi, ma sicuramente in una Giulia un po' più donna, e quindi abbandonare sempre più la Giulia ragazzina, ma appunto fare questa trasformazione da bruco a farfalla. Beh, poi diciamo adesso a questo punto il grande fratello VIP, se mai sarà, lo condurrai più che entrare dentro a questo punto, mi pare evidente. Beh, adesso non esageriamo, sicuramente tra qualche anno sarebbe un grande onore, però posso dirti che mi piacerebbe molto fare l'opinionista, anche perché dopo ben 2 edizioni di Grande Fratello penso che sarei adatte all'altezza, perché ho sufficiente esperienza per poter giudicare e commentare, perché sono stata concorrente, perché ho avuto modo di vedere una volta uscita le reazioni, i commenti fuori, quindi sarebbe molto stimolante. Lo sei meritata sul campo, dai, diciamo così, te lo saresti meritato. Senti, un'ultima domanda a livello sportivo, no? E adesso purtroppo siamo tutti quanti in un periodo in cui le palestre sono chiuse, e c'è grossa difficoltà a tenersi in forma. Come si tiene in forma Giulia Salemi? Cosa fai? Con allenamenti online. Splendente. Ah, allenamenti sì. Online. Sì, sì, perché comunque sia, non io ovviamente rispetto le regole come tutti quanti, purtroppo sappiamo bene che la Lombardia è in zona rossa, quindi le palestre sono chiuse, e mi alleno, mi metto nel mio salottino col mio computer, ho il mio abbonamento BodyFit, e quindi faccio da Pilates, yoga, a allenamenti anche un po' più strong, quindi mi sto rimettendo in forma in questo modo. Bene. Anche perché poi con appunto queste piattaforme online scelgo sempre io a che ora farlo, perché ci sono corsi ogni ora, e quindi l'importante è rimanere, diciamo, attivi, e detto da me, vale tanto. Senti, il tuo Milan non sei riuscito a seguirlo per un periodo, visto che sei stata chiusa dentro la casa? No, il Milan insomma l'ho messo un po' in stand-by, quindi, però è sempre nel mio cuoricino. Adesso mi devo un attimo aggiornare sull'andazzo. Cosa mi puoi dire del mio Milan? Che ha fatto una splendida stagione, che probabilmente potrebbe andare in Champions League, lo scudetto magari probabilmente andrà all'Inter, sarà per l'anno prossimo, giusto? Poi con Ibrahimovic, sai, mai dire mai, insomma, tutto è possibile. Ibra, insomma, vediamo. Mi piacerebbe tanto tornare al Milan dei tempi d'oro, insomma, quello che dominava un po' il mercato calcistico. Certo. Però dai, insomma, io sono l'esempio vivente che più o meno tutto quello che ho fatto non sono mai arrivata prima, però comunque sono sempre riuscita a, insomma, a prendere con filosofia, e ho avuto sempre molta fortuna successivamente. Quindi dai, alla fine l'importante non sempre è vincere, ma partecipare. Quanta falsità in questa affermazione, guarda, veramente. Sì, sono dei picchi di falsità in questo istante. Una di quelle frasi fatte, non è vero, voglio vincere, e il Milan deve tornare a vincere prima o poi. Giulia, intanto noi ti auguriamo di stravincere negli ascolti con Salotto Salemi. Grazie. Grazie, grazie Giulia, è stato un piacere. E a presto. Grazie mille, piacere mio.